Cume tutti iuen ariandem u persilog istaser aredruem u Marc-Antoine Renucci e iso invitadi in Chisa, in Uvium Orbu, une micro-région que vous connaissez bien, Marc-Antoine. Io Delfine, stasera sono in casa mia in Fiumorbo e più esattamente in Chisa. Chisa è un luogo montagnolo ed è di nuovo l'ultima comune che è stata creata in 47, l'ultima comune creata in Corsica. Tanto questa creazione era una forma di ringrazio fatta al paese, perché il paese è stato un alto luogo di resistenza durante la seconda guerra mondiale. Chisa è dunque questa giovane e piccola comune di 170 iscritti, ma in due comunque una settantina d'abitanti d'inverno, di un caso di Analeria Combe, che campa qui tutto l'anno con il vostro marito, con i vostri due violi e due vemini, Tiugoletti. Buonasera, già. Buonasera. Di una dimarcia di campa qui e di sta qui, è veramente una scelta. Una scelta, è sicura, ma di noi un sacrificio, perché siamo abbastanza lontani di appena tutto, bon, dopo non è mica un problema, ma di soprattutto paricite, se di noi da iso amiche in piedi, ce la fa là, ma qui appudiamo va. Ma di una scelta che è stata fatta per me in tutti i casi, di poiché so ciuga, perché ho sempre campato qui, infatti. Bon, le ti dita di edifici, non le ho mica dita al principio, se mi ha poco preso una mezz'oretta di a piedi, a 40 minuti di ghisonaggio, voi travalete in ghisonaggio. Voilà, bon, a livello di voilà, di avvitura, di licenza, della vita di tutti i giorni, di edifici. Mica, quanto è qua? On è mica, dice raggiunge no. Dice raggiunge no, perché di una strada che è più di poesempri, dunque a Wally, a Gunosco, non l'avevo manco più passato. E a quanto c'è punti positivi? Diciamo, chi sono i punti positivi di campagna paese? Il nostro paese, più di questo. Punti positivi, di la tranquillità, o calmo, l'aria fresca. Lontano da qui, là du rimore, di veramente aggradevole, è stato come in guerra. Parliamo di guerra, di questa problematica, di questa sfarenza, come in tutti i paesi di Corsica, tra l'estate e l'inverno, come si passa qui in Chisa? Allora, bon, l'inverno siamo mica sai, siamo una settantina, poco presso. Bon, l'estate coda sai, c'è il mondo che giunge, e poi ne approfittiamo per fare qualche attività, pare. Fa giungere appena tutto il mondo in centro del paese. E ce l'ha detto ai telespettatori, siete i presidenti della Socio Ghisonaccio, la Socio Ghisonaccio si impegna a livello di festività, di manifestazioni sportive, chi fate tutto l'anno? Allora, l'estate facciamo concorsi di boule, a Vesta, che si tenuta a Risera, Tarano Golanda. Dopo a Modafa un lotto, facciamo qualche piccola manifestazione negli stati, pare giustamente che tutte le generazioni si possano ritrovare in paese. E l'inverno, ah no, fin di stati di noi incendiamo l'anziano nuvoro in burra e facciamo pan, pizze, voilà. E l'inverno Natale di Zitede. E c'è qui su Natale di Titili, fatti i regali ai Titili, e c'è questa giornata qui, il primo di inaudio, di nuovo, non è mica oltre a Socio, ma non è mica la Socio che si ne occupa, ma c'è il giro del paese, il primo di inaudio, dove facciamo il giro di gas, e cantiamo, c'è tutto il mondo, ed è un momento, credo, un momento più bello di la nata. E a un livello più personale, di inverno, abbiamo detto una settantina, ma mica sai attivo, sai ritirati. E per voi, il solo gruppo che è attivo una trentina d'anni, non è mica un problema qui in Chisa. No, non è mica un problema, se non abbiamo un'audienza a vedere, abbiamo avuto un raffalame, non è mica un problema, non ci fermiamo mica a soli, non è mica un problema. Bon, allez, vi ringrazio, mi ha passato due altri invitati dopo il riporto, ma mi ha parlato di suo riporto. Qui a Rimane e a Risera, a Vesta di un paese, a San Giacomo, e con Yann Benard e Clément Tronchon, mi ha passato a giornata e a serata qui, avec un tema con questo riporto. San Giacomo, il patrone di Savesta di Ghisa. Come tutti i 25 di luglio, ai anti di un paese si ritrova per onorare il suo santo. In dea Ieja che porta il suo nome, una stonda di fervore e di gioia.
e gli alienti venivano tutti l'anno a fare la vista. E di per noi un affare tamanta. C'è la vista tutti l'anno, per i giorni, per la sera soprattutto, e tutto il mondo viene da altri paesi. E chissà, di noi un luogo di solidarietà. Dopo più di 12 anni, la Soggio Luci si impegna per aiutare le persone malvidenti, il sostegno morale, tecnico, in cui ha messo in relazione tra pazienti e personale medicale, ma di nuovo finanziario. La Soggio è composta da una squadra di cugidori che tessono e vendono questi sacchi a profitto dei malvidenti. Se il malvidente vuole andare, per esempio, a consultare, l'aiutiamo per un viaggio, con il preso che si è in Marsiglia, viaggio. Voilà, c'è des aides ponctuelles. E quando noi sortiamo, facciamo il capagaio, il ripasto, le cose, è malvidente. Voilà. Per cercare di loro portare la pennuccia di chaleur e di lumière, come dico, a quelli che ne sono privati. E per questo che si chiama luce. E per questo che si chiama luce. Ma in questo giorno di vista, i più felici vengono di sicuro i più tiugi. Per a San Diagomo, la Soggio Chisanaccio organizza gli apparecchi a tele da Vadioga e Titili. Qui ritroviamo tutti i classici. La famosa gorsa in sacco, i pezzi di moneta piatti in l'acqua in lavarina e infine ben inteso il famoso yogo di Agorda. Hai vinto i pezzi? Ho vinto. Sei contento? Sì. Gli è bello, si yogi qui? Sì. E la vista che ne pensi della vista in paese? Beh, di assai bello perché è bello per tutto il mondo e ci sono piani a yogi. È un piacere tutti gli anni di fare la vista. Di stare qui un paese, di vedere tante città, è veramente un piacere. C'è assai città, assai giovani. Non la so quanto, ma facciamo una dalle di città e c'è sempre 30 città da 2 anni fino a 12 anni. Passato i 12 anni, Ciolidino ha aiutato i più grandi per preparare il ballo di Asir. E mentre i usoli si tinano in ta montagna, piano piano, a vista può cominciare. Una volta di più, ma mai una volta di troppo. Allora, Annalir è stata rimpiazzata da due invitati. C'è dunque il maire del paese, Michel Galigny, buonasera. Buonasera. E c'è Edino Patrick Salvatorini, che è presidente della Soggio Corta Madina, che è un uomo di cultura, un cantatore, ne abbiamo parlato appena. Patrick, buonasera. Buonasera, mica presidente. Mica presidente. Sono rappresentante. Rappresentante, d'accordo. Bon, abbiamo cominciato con voi, o Jean Maire. Abbiamo visto sul report, abbiamo visto dunque sa gioventù, quando vi dite in tanto che mi di un piacere di vedere quei titoli che giocano, che si compano. Allora, ci so che mi hanno detto che Paris Amer ci riesce appena scema. E io penso il contrario, che Paris Amer ci riesce un appassionato del suo paese e quando vedo tutti questi titoli, per me è una meraviglia, perché mi dico che un paese, dopo me, dopo tutta la mia generazione, invece ne sarà d'altro per ripetere avviamo e far campare sul paese. Patrick Salvatorini, che in pizzetti di gue, in più di gue c'era il vostro violino a mezzo che giocava. Sicuro, sto venuto a gioventù, c'è qualcosa che si dice abbastanza gioventù, c'è l'avvenne del paese, l'avvenne della nostra Corsica, spero. Ciò che spero soprattutto è che domani ci sia assai di più città che parlano la nostra lingua. Che è nemica sicuro, ma noi troveremo perché la si passi così dopo, ciò che dipende da noi, abbiamo il resto. Già ce la farà a livello personale e veda ciò che si ognuno va già a trovare e può darsi che le cose cambieranno. Ma ancora a livello collettivo, voi cercate di va, abbiamo parlato della Soggio Chisanaccio a Naliria, piuttosto non ta vista, non ta l'animazione sportiva, voi piuttosto a cultura, in corsa, Soggio Corta Madina, spiegateci. Ci spartiamo in qualche luogo, un campo socioculturale. Noi abbiamo assai un film, la decima annata della Soggio, all'origine un concorso di corsi di film corti, e oggi abbiamo allargato, abbiamo assai piazza a produzione corsa,
anche da zi artistica, da zi storica, documentari. E giustamente gli elementi importanti, cioè, sono tutti importanti, ma io paura ancora di dimenticare chi sia, ma uno dei sentinelli, la parabola corsa, sono cose che allo stesso tempo sono storiche e istruiscono il pubblico. E con tutti i per esempio, si stati qui, con tutti i elementi che fate la lascia in Stadina, più tutti i mesi in l'ingarnata c'è un film che chiamiamo Cine Club, sono vecchi film, per riunire la gente, la nostra... riungiamo l'altra società, non dal suo punto di vista qui, riunire e chiamarci è più largo. Michel Gallini e Patrick ha aiutato di noi in meria da meria per l'attività di Sassuccio. Oui, de sicuro, a Meria aiuta assai, c'è la prima giunta, Marietta Michele, che si occupa yeah. giustamente di tutta la programmazione, c'è di una giunta di nuovo Jean-Claude Vicelli che lavora assai per preparare tutta la parte tecnica e per cercare di fare che lui agisse bene, mica come professionale, ma quasi. Dunque, abbiamo parlato di questa attività annuale di l'associazione, c'è di nuovo dunque, l'attività economica, ne potete parlare, c'è per esempio il GIT Etape Bocca a Bec, che ha rapporto qui tutto l'anno. Voilà, le GIT Etape Bocca a Bec per noi è assai importante perché gli permette di lavorare di estate, ma soprattutto di noi, questa parte d'inverno, e non, possiamo fare i ripasti per i persone anziane e permette di campare di noi di godere d'inverno. E ora c'è due giorni che stanno in paese, che l'hanno ripreso di poco e cerchiamo che l'andrà per un mese. E se non vogliamo in chiesa, ce la parla di noi da Via Verratta, che è conosciuto in tutta la Corsica. Allora, Via Verratta è stato messo in piazza nel 2000 per l'anziano mero Guy Ferrere e Jean-Paul Guilic. È vero che è stato per il paese qualcosa di importante perché ha permesso di far conoscere il paese in tutta la Corsica e anche allo straniero. Allora, ci fermo 30 secondi, giusto per parlare due parole avanti ai progetti comunali. Fatti qui o campanile, non arrivati mica, non l'avete mica, ma fatti o campanile, puoi parlare in 20 voilà. secondi. 20 secondi, arriviamo poco presto tutto il centro del paese, donc a Piazza d'Aegia, a Piazza della Meria, abbiamo alzato su campanile, così sarà un vero paese, e poi dopo abbiamo da cercare di arrangiare lontano e di fare con il paese anche di più bene. Michel Gallini, Patrick Salvatorini, vi ringrazio, è andato in freccia, ma è così, è troppo in freccia, è vero, se questi luoghi in chiesa è dunque compio, la settimana che viene saremo con Paul Salor, torna per questi luoghi in Galleria.